Quella di oggi, ragazzi miei, è una puntata diversa da come potete vedere. Niente giacca, niente cravatta, soltanto una camicia bianca, anche abbastanza anonima. Oggi sono in sciopero, ma finalmente al centro del tavolo, l'altra volta ero un pochino spostato. Vi vedo, siete lì sulle vostre piccole poltrone, nelle vostre camerette che pensate, Luca si è completamente bevuto il cervello. State tranquilli perché questo non sarà assolutamente un video inerente alla politica perché sono terribilmente ignorante in quell'ambito. Certo, da cittadino modello, quale sono? Pago le tasse anche su video su YouTube e vado a votare, ma non sono ancora in grado di riconoscermi, rispecchiarmi all'interno di un'ideologia di un determinato partito. Cambio spesso anche a seconda di quello che viene chiesto quando siamo chiamati al voto. Insomma, sono praticamente un uomo perfetto e senza difetti e adesso possiamo iniziare il video. Silvio, volenti o nolenti, è stata una vera e propria icona dell'inizio degli anni 2000. Ricordo che tra le mie scuole medie e il mio liceo il tormentone del Berlusca era sempre frequente, un po' come è stato per Renzi fino a poco tempo fa o come oggi per Salvini e Di Maio. Chi comanda è sempre infatti al centro dell'opinione pubblica e guarda caso non ne combina mai una giusta. Non so se l'ho mai detto all'interno di un altro video di YouTube, mi pare di sì, ma per toglierci qualsiasi dubbio vado a svuotare il sacco anche oggi. Questo infatti non è stato il mio primo canale YouTube in assoluto. Mamma mia, mamma mia. Quando ero più piccolo infatti decisi di iniziare a caricare video inerenti alla mia infanzia insieme ai miei amici. Per darvi un'indicazione temporale ci troviamo all'interno del 2007 dove possiamo ammirare uno splendido Luca 15enne. Su quel canale, che comunque vi lascio qui sotto in descrizione, possiamo andare a trovare un video che ebbe un grande successo. Quasi 180.000 visualizzazioni per quello che possiamo considerare il mio primo e vero e proprio video virale. Tenete bene a mente che stiamo parlando di un canale di 11 anni fa nel quale avevo zero iscritti, quindi stiamo parlando di numeri terribilmente alti. Capito? Mi andavano meglio i video prima di diventare youtuber, mentre ora che ho un canale da più di 100.000 iscritti non mi caga nessuno. Questa è la mia vita. Ovviamente quel video non è neppure monetizzato, anche complice la canzone in sottofondo e quindi il copyright. Questo però vi fa ben capire quanto Berlusconi sia stato un'icona influente per i ragazzi degli anni 90. Il buon Silvio, tra una minorenne, una legge, una canzone suonata insieme ad Apicella, ha avuto pure il tempo di riuscire ad acquistare il Milan. Sono sicuro, ne sono veramente convinto, che tra di voi ci saranno decine, centinaia, migliaia di tifosi milanisti, quindi mi sembra anche inutile andare a parlare di quanto buono, di quanto bene abbia fatto Silvio per il Milan. In carica dal 1986 fino al 2017, l'ex premier decise di affidare gran parte dell'amministrazione della squadra all'amico Adriano Galliani. E anche qui mi sembra inutile e superfluo andare a spendere parole sul lavoro del Condor. Insieme, durante questi 31 anni alla guida del Milan, sono riusciti a conquistare ben 29 trofei. E non solo quantità, ma anche qualità, dato che sono riusciti a conquistare ben 5 Coppe dei Campioni. 5. Più del doppio di quelle che ha la Juve in bacheca ad oggi, così. Per darvi un'indicazione, più del doppio. E anche oggi abbiamo una parola chiave per l'episodio, sì, è proprio la parola campioni. E certo, perché vogliamo andare a parlare di tutto il ben di Dio che è stato acquistato dai due politici. Sì, politici, al plurale. Perché dal 23 marzo del 2018 Adriano Galliani è senatore della Repubblica Italiana all'interno del partito Forza Italia, proprio quello di Silvio Berlusconi. Che belle le cose, un po' così, tutto in famiglia. Ronaldinho, Ibra, Seedorf, Ronaldo il fenomeno, Kakà, Thiago Silva, Maldini e tanti altri che non vado a citare perché veramente non ne abbiamo un tempo materiale. Insomma sì, il press ha sicuramente fatto le cose in modo corretto. Se la capacità di gestione del duo Galliani-Berlusconi al Milan è stata indiscutibile, rimango perplesso ad ascoltare quello che vogliono fare del Monza. Esatto, perché è proprio attuale la notizia che indica come la coppia si sia ritrovata e sia ritornata in pista proprio come presidente e come amministratore delegato del Monza, come ai bei vecchi tempi del Milan. Questa volta però con una differenza sostanziale. Monza, Berlusconi detta le regole, né barba né tatuaggi.
Voglio una squadra giovane e italiana, capelli in ordine e in campo dovranno essere esempio di correttezza. Ma come, Silvione mio? Io sono un attimino spiazzato da questa cosa, non riesco proprio a capirla. Ok, credo che tutto questo sia altamente utopico. E con questo sicuramente possiamo ricadere all'interno della prima puntata del Luca Toselli Show, quella fatta senza lo studio dietro, quella in cui parlavamo di Nainggolan. Se un giocatore rende bene in campo, è inutile andare a parlare della sua personalità o di quello che ne fa fuori, l'importante è che giochi bene, no? Questa volta la limitazione però è ben diversa. Eh sì, perché Raja sarà sì un personaggio particolare fuori dagli schemi, ma qui i paletti sono veramente troppo cattivi. Addirittura Paolo Berlusconi, il fratello del presidente Silvio, è preoccupato per questa bizzarra decisione. La filosofia di Silvio è difficile. Per la B dovremo rinforzare la squadra, ma la filosofia di Silvio senza tatuaggi e senza capelli lunghi è molto difficile. Di fronte alla sportività mia e di Galliani abbiamo cercato di ricordare a Silvio i tre olandesi. Ma lui è fermamente convinto di poter vincere trovando giocatori con le caratteristiche che ha elencato. Ma come? Cioè, se non si mettono d'accordo internamente, allora credo che il progetto sia destinato a fallire. Proprio dai tre olandesi è bene ripartire per analizzare ancora più nel dettaglio la questione. Entriamoci, tuffiamoci. Io purtroppo quel Milan non ho avuto la possibilità di vederlo. Sono troppo piccolo. Ma ho vissuto anni nei quali il Milan era sicuramente la squadra da battere, sia in Italia che in Europa, senza se e senza ma. Eppure sono praticamente convinto che nemmeno quella squadra rispettasse i criteri scelti dall'ex presidente. Per esempio, e così per gioco, andiamo a prendere la formazione titolare dell'ultima Champions League vinta dal Milan, quella del 2007. Dida, Massimo Oddo, Alessandro Nesta, Paolo Maldini, Marek Jankulowski, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Massimo Ambrosini, Clarence Seedorf, Kaká e Filippo Inzaghi. Ottimo, perfetto. Adesso prendiamo tutti quelli che non sono italiani ed escludiamoli come Dida, Jankulowski, Seedorf e Kaká. Insomma, abbiamo detto niente. Vogliamo passare agli altri? Facciamolo! Oddo è tatuato, quindi viene scartato. Per Nesta ho scritto veramente qualsiasi cosa su Google, ho analizzato il suo profilo Instagram, ma non sono riuscito né a trovare foto di tatuaggi, né di orecchini, né di barba. Quindi Sandrino lo inseriamo e ad onore diventa anche il capitano, perché è il primo. Il vero capitano invece, Paolo Baldini, viene escluso a causa dei tatuaggi. Un peccatissimo. Gennarino Gattuso è un disastro, barba e tatuaggio. Via subito dalla squadra, eretico! Andreino da Brescia imita Ringhio con barba e tatu. Che viscidone che sei! Ma Massimo Ambrosini, pure tu ti ci metti. Vabbè, allora addio. Un altro che pare non avere né barba né tatuaggi è Super Pippo Inzaghi. Complimentoni, siamo fieri di te, benvenuto al Monza. Poi Pippo, te lo dico sinceramente, da quella volta che hai fatto pipì durante il riscaldamento sei diventato il mio eroe. Ricapitolando, quindi abbiamo solamente due giocatori su 11 adatti alle regole imposte dal Monza. Abbiamo scartato veramente il vendidio. E tanti altri storici giocatori del Milan non sarebbero mai stati ingaggiati dal Silvio dei giorni nostri. Ripeto, quello che abbiamo appena fatto è puramente un gioco, ma volevo capire l'idea che è venuta a Silvio durante la stesura di queste linee guida. Come abbiamo visto, infatti, il pregiudizio basato su nazionalità, su look, su inchiostro presente o meno sulla pelle è da prendere e da buttare nel cesso. Io stesso possiedo due tatuaggi, un accenno di barba e anche le braccia pelose. Eppure, grazie a Dio, ho anche un lavoro. Se durante il colloquio con l'azienda mi avessero detto: no, guardi, lei Toselli non è adatto al ruolo perché ha un tatuaggio sul braccio, probabilmente gli avrei fatto causa. Che poi in realtà posso anche capire, per dire, che non venga assunto un cameriere, che ne so, perché ha dei tatuaggi troppo in vista o comunque gli orecchini in faccia, lì posso quasi quasi capirlo. Magari i clienti del ristorante sono di un certo tipo e non sono abituati e non hanno volontà, non hanno voglia, non gli piace farsi servire da quella tipologia di persone. Ma ovviamente perché sono dei vecchi sclerotici con la mente chiusa, perché se no non si spiegano, no? Per questo oggi sto facendo una puntata di Luca Toselli Show nella quale non sono vestito bene, per farvi capire che sul lavoro ci si deve comportare in una certa maniera, nella vita di tutti i giorni invece puoi fare il cazzo che vuoi. Poi oddio, i video su YouTube in camicia sono comunque di una rarità assoluta, quindi per questo va addirittura bene così. Ma vado un secondo anche a toccare magari Sarri, sperando di non essere trucidato nei commenti. Eh sì, devo dirlo, perché a me dava terribilmente fastidio vederlo andare in conferenza stampa in tuta e a parlare in tuta. Diavolo, sei sul posto di lavoro, sommerso, ricoperto da giornalisti esperti che sono lì solo per sentirti parlare,
conciati in un certo modo, per Dio! Mostrati al tuo meglio, come vuole la figura che ricopri. Ma ancora una volta, come detto Courage, è bene sottolineare che un giocatore deve saper giocare bene a calcio. Punto. Tutto il resto è secondario. E poi torno su Sarri, ed è giusto che un allenatore debba saper allenare. E poi va bene, amen, può anche girare in mutande, a patto che lo faccia a casa sua. L'importante è che quando gli venga richiesto dall'alto dalla società, lui segue determinate regole. E al Chelsea, infatti, l'hanno messo in giacca e cravatta. Così come uno youtuber deve fare una sola cosa, saper fare i video. Diamine, deve saper fare i video. E questo probabilmente... No, non è il mio caso. Cavaliere, mi rivolgo direttamente a lei. Cambi idea, si ammorbidisca. Glielo chiedo per favore. Questo video infatti nasce solamente per la volontà di farmi acquistare dal suo Monza e non ho voglia di farmi il laser al braccio e al polpaccio perché deve fare un male cane. La prego, ci pensi, mi faccia questa cortesia. Poi è nobile il voler fare una squadra di soli italiani, ma ci sono diverse difficoltà dietro di questo. La stessa Juventus quest'anno in rosa ha pochi giocatori che rappresentano il mio paese, e questo, anche questo, mi dà fastidio. Pure di talenti nostrani veramente puri, cristallini, in giro ne vedo pochi. Insigne, Immobile, Chiesa, Romagnoli, Verratti, Jorginho, Florenzi. Probabilmente sono questi i migliori giocatori italiani e non della Juve. Però se poi andiamo a comprare, allora no, se siete il Bayern Monaco d'Italia andate a rubare alle altre squadre, quindi non va bene. Se vogliamo i due che giocano all'estero anche solo a trattare ci vogliono 1 miliardo di euro perché sono dei petrolieri super ricchi. Se invece non prendiamo nessuno e teniamo la squadra che abbiamo, no, allora li avete tutti stranieri. E allora mettiamoci d'accordo, perché comunque vada, qua non va mai bene niente. Cribio.